Amiche ed amici di Monte di Procida, concludiamo la nostra carrellata di interviste qui ad Acquamorta con il primo cittadino di Monte di Procida, vale a dire il dottor Francesco Paolo Iannuzzi, che è qui vicino a noi. Ci tenevamo anche a presentarvi il nuovo vice sindaco di Monte di Procida, vale a dire il consigliere, il già consigliere Rocco Assante. Caro Rocco, per te noi abbiamo un'intervista pronta già per la prossima settimana, Ritorniamo invece con il sindaco. Allora sindaco, una bella serata spensierata per Monte di Procida qui ad Acquamorta. E devo dire che è stata una serata veramente gradevole, molto bella, siamo stati anche fortunati perché la temperatura è ideale. E questo anche grazie a Nicola, stasera è nelle vesti di nuovo consigliere delegato per il porto. E sul porto di Acquamorta, che anni fa sembrava velleitario poter pensare che potessimo arrivare a questo, ad una gestione efficiente, ad un'area attrezzata, che però non è un punto di arrivo. Noi ci siamo candidati ed abbiamo ottenuto da parte della Regione Campania che Acquamorta fosse punto strategico come nautica diportistica dell'intero territorio napoletano, tant'è che siamo stati premiati con un ulteriore finanziamento di circa 12 milioni di euro che saranno investiti qui a Monte di Procida, che ci consentiranno un rafforzamento del molo sovraflutto, quello di Ponente, che ci sarà il prolungamento del molo di Scirocco, che ovviamente renderà più sicuro l'intera area portuale. Potremo installare nuovi pontili, questa mattina ne parlavamo con Anzalone, ma devo dire che l'intera amministrazione è pronta a far sì che durante il periodo autunnale e primaverile, quindi 2014-2015, in previsione della prossima estate, noi possiamo varare un progetto in autofinanziamento, cioè ci faremo finanziare i nuovi pontili vendendo i posti barchi in anticipo. Riteniamo che questo sia un modo corretto per affrontare un problema che è sotto gli occhi di tutti. C'è fame di posti barca, noi siamo pronti ad accogliere i diportisti, soprattutto i montesi, ma anche i forestieri, perché significa che Monte di Procida si può aprire, come è giusto che sia, all'apporto anche di persone che vengono da fuori. E allora sindaco, a proposito di aprirsi all'apporto di persone che vengono da fuori, spinosa in questi giorni è la tematica della viabilità con il grosso problema della salita Torre Gaveta. Come stanno andando le cose? Diciamo qualcosa agli utenti di montedi.com. Allora, intanto, per motivi di sicurezza noi abbiamo chiuso la maggiore arteria di accesso a Monte di Procida. I vigili del fuoco qualche notte fa ci hanno obbligato a chiudere l'arteria perché il temporale notturno che si è abbattuto violentemente su Monte di Procida ha procurato una falla nel sottosuolo. O da domani lavorativo, lunedì, ci saranno degli approfondimenti tecnici, dei saggi che vedranno se nelle more di una definitiva sistemazione della strada possiamo aprire almeno la strada con un'unica careggiata. Ovviamente io me ne guarderò bene, ma l'intera amministrazione se ne guarderà bene dal fare questa senza l'apporto concreto dei tecnici, perché noi non siamo ingegneri, non siamo strutturisti. Abbiamo bisogno di una consulenza seria ed approfondita, perché soprattutto ci sta a cuore la sicurezza innanzitutto, ma ovviamente ci rendiamo anche conto che l'apertura delle scuole del 15 procurerà un disagio enorme per i nostri cittadini, per coloro i quali devono prendere il treno e recarsi a Napoli, per i genitori che di solito accompagnano i propri figlioli con l'auto al liceo di Torre Gaveta, ma per quanti arrivano a Monte di Procida, per quanto escono a Monte di Procida, che non sono abituati a servirsi di via panoramica. Quindi il disagio è forte, chiedo scusa ai cittadini di Monte di Procida, ma ovviamente è qualcosa che non dipende da noi, è dipeso da un evento naturale non prevedibile.
quindi purtroppo a tempi non ne possiamo dare, dobbiamo ovviamente aspettare tutti i sopralluoghi, tutti i controlli che bisogna fare e poi cercare di capire come agire nel rispetto sia della sicurezza ovviamente dei cittadini sia della viabilità. Guardi, io posso dire che grazie a montediprocida.com che svolge un servizio essenziale nella informazione, noi possiamo darci un appuntamento a mercoledì, perché fra lunedì e martedì ci saranno approfonditi incontri sul tema specifico proprio della salita Torre Gaveta con tecnici della provincia che sono i proprietari della strada, e quindi possiamo dire che mercoledì ci possiamo dare appuntamento al comune, perché possiamo sicuramente dare un'indicazione più netta e precisa, uno, sull'eventuale riapertura della strada con un'unica carreggiata con appositi segnali che devono indicare il verde e il rosso, certo, per consentire, ecco, che tutto si svolga in sicurezza, ma sui tempi proprio di soluzione dell'intero problema. E allora noi ovviamente ringraziamo il sindaco, siamo qui ad una festa, ma era ovviamente giusto parlare anche di un problema così spinoso e così d'attualità. Ringraziamo anche il vice sindaco Rocco Assante, il consigliere Nicola Anzalone. Cara Monica, è veramente tutto. È veramente tutto, noi vi auguriamo una buona serata e alla prossima. Ciao, grazie Paco.